Should we open the floor for questions for the last three speakers? La mia curiosità a questo punto, lo chiedo a entrambi, ma soprattutto a Nicola, è sulla datazione di massimo. Abbiamo visto ci sono criteri metrici, ci sono altri criteri per sapere... Allora, diciamo che... Voglio spoilerare cose che magari vuoi pubblicare. No, ci sono, se ti interessa ti posso poi mandare il PDF, ho già scritto degli articoli sul problema dell'attribuzione. Diciamo che per me, allora, non ci sarà mai la prova provata, diciamo, dell'identità di questo autore, non ci sono elementi... certi, insomma, però tutto sembra portare verso l'identificazione di Massimo con Massimo di Efeso, il filosofo neoplatonico e teurgo precettore di Giuliano l'Apostata, perché diciamo ci sono vari elementi, allora innanzitutto va bene dal punto di vista metrico, le caratteristiche che ha elencato anche Luca si sposano con una eventuale datazione bassa, ma poi c'è per esempio da un punto di vista contenutistico la centralità della medicina. Medicina e chirurgia rappresentano le sezioni più lunghe del poema, stanno proprio al centro, quindi in una posizione di assoluto rilievo, e questo per esempio è un elemento che ci porta verso l'ambiente giulianeo, in cui Asclepio è visto come una figura da contrapporre al Cristo. Asclepio stesso è citato più volte all'interno del poema, è citata anche sua moglie Epione, che è un personaggio molto molto raro in mitologia e anche nelle rappresentazioni iconografiche. Poi per esempio c'è un frammento che bisogna restituire senza ombra di dubbio al Pericatarcon, in cui si parla di una musa Costantinide, che mi sembra ricondurre comunque alla famiglia di Giuliano, perché, e soprattutto a Giuliano perché credo che fosse l'unico della seconda dinastia Flavia a cui si potesse dedicare o comunque ricondurre un poema astrologico. Poi ci sono tanti elementi indiretti di questo tipo che sembrano tutti portarci verso un altro elemento, sono per esempio le grandi similitudini stilistiche, formali, contenutistiche con i riti caorfici, che nel proemio parlano probabilmente della morte di Massimo di Efeso, quindi sono riconducibili sempre a questo stesso ambito giulianeo, senza scordare poi che c'è una testimonianza della Suda che dice esplicitamente che il Pericatarcon è stato scritto da Massimo, precettore di Giuliano l'Apostata. Il problema è che noi conosciamo Massimo come Massimo di Efeso, mentre invece la Suda parla di Massimo Epirota o Bizantino. Anche se però ci sono anche in questo caso tanti elementi che portano insomma verso un'attribuzione a Massimo, perché innanzitutto non c'è una fonte antica, Libanio e Eunapio, che sono fonti contemporanee a Massimo, che lo chiamino Massimo di Efeso. A Massimo lo chiamano Massimo Ionio, ma nessuno dice che venisse da Efeso. Anzi, Eunapio, addirittura parlando di Ninfidiano, che era il fratello di Massimo, dice che veniva da Smirne. Quindi, e poi ci sono anche, c'è anche la possibilità di spiegare perché è chiamato Bizantino, cioè questo epiteto di Bizantino si potrebbe spiegare con il soggiorno alla corte che Massimo ha, insomma, il periodo che Massimo ha passato alla corte di Giuliano subito dopo l'ascesa al trono dell'imperatore. E Pirota mi sembra un po' più problematico spiegarlo, è stato detto il compilatore della Suda l'ha chiamato Epirota perché si è confuso con Prisco, un filosofo insomma con cui lui è spesso associato e che veniva dall'Epiro, però mi sembra un po' sinceramente un po' debole. Però ci sono, ecco, ripeto, tutti questi elementi indiretti che ci portano in questa direzione, almeno mi sembrano portare in questa direzione. Poi sì,
dell'Elia di Meonia, mi pare molto bello, insomma è una difesa molto, molto bella. E vorrei semplicemente capire se ho capito bene, sostanzialmente il passaggio è tramite le baccanti, no? Ia di baccanti, baccanti, Meonia, in qualche maniera, quindi Ia di Meonia. Non c'è da nessuna parte Ia di Meonia. No, una Ia cosa... di Meonia no. Quindi Ia è una Meonia... sua, diciamo, ricostruzione, una ricostruzione di Massimo, insomma, della... O è, lo sta copiando da qualcuno, che non perché abbiamo... Massimo è un gran copione in realtà. Cos'è? Certo. No, perché in realtà il nesso è al punto 4, se ben capisco, cioè il fatto di Iuas, Tas Baccas, Iuadas e Calum, cioè un nesso fondamentale è quello, l'equivalenza poggia su queste due testimonianze soprattutto. Non necessariamente su quello, cioè comunque anche nel frammento di Ferecide viene detto spesso che le baccanti nutrici di Dioniso sono poi state chiamate Iadi perché Ies era l'epiteto di Dioniso. Però cioè, che erano le nutrici di Dioniso non c'è dubbio, si parla di baccanti in maniera specifica nel frammento di Ferecide? Sì, perché si viene detto che lo aiutarono, che aiutarono il Dio a distribuire, insomma, a dare agli uomini la vita. Comunque, no, io, la mia osservazione è semplicemente questa, che naturalmente 4A e 4B, cioè allora 4B è un retorico lexicon, non significa, cioè è una cosa molto specifica, Eustazio usa questo termine, è il retorico lexicon, quindi è una fonte di difficile identificazione, come lei sa, ma comunque quasi sicuramente si riferisce in realtà al punto 2A che lei cita prima, cioè che sia Fozio, che sia la Suda, che sia l'etimologicum magnum. Comunque per Eustazio il retoricon lexicon è una fonte di difficile individuazione per noi oggi, perché non corrisponde in realtà a nessuno dei lessici precisi che noi abbiamo, però è qualcosa di quel tipo lì, e probabilmente è qualcosa che aveva Esichio dentro, aveva il pezzo di Esichio dentro, quindi cioè non è necessariamente una nuova attestazione, semplicemente qualcosa che va in quella. Quindi mi sembra che molto peso giustamente venga dato a questa testimonianza di Esichio, insomma, e su Eustazio sì, ecco, è una probabilmente è semplicemente una elaborazione lessicografica di quelle che c'erano prima, cioè del punto 2A, 2A, 4A, quindi insomma è tenue, è molto bella la cosa, però appunto questa cosa sul piano strettamente delle equivalenze, diciamo quelle appunto lessicografiche su cui spesso poi si basano questi poeti uditi, è tenue, però molto, molto bella, mi convince totalmente. Ora, sì. No, comunque ci tengo a precisare che non è che baso tutta la ricostruzione sul passo di Esichio, diciamo che mi sembra che tutti gli elementi sembrino portare verso la validità comunque della lezione del manoscritto, insomma. Comunque la iunctura è pertinente perché le Iadi vengono riferite a una regione che insomma, ha a che fare con il loro mito, con la loro vicenda, quindi... Non vedo perché cambiarla. Se vogliamo, il fatto che siano furenti è implicato dal fatto che siano Ia di Meonia, cioè baccanti. Sono baccanti e quindi sono furenti.